benvenuti qui sempre nella nostra cucina virtuale. Dai ragazzi, mi raccomando, stavo perdendo. Pronti, accendete i fuochi, riscaldate le pentole. Giuro che non si è drogato. Allora, oggi siamo qui per preparare una cosa molto particolare. Si avvicinano le festività, è il periodo delle feste, il periodo in cui si sta attorno al tavolo a sgranocchiare frutta secca. E io ho trovato, gironzolando su internet, una ricettina veramente curiosa che voglio provare insieme a voi. E che cosa sono? I ceci croccanti. Brava! Un'alternativa ai salatini, diciamo così, un'alternativa salubre ai salatini. Bene, non svelare più nulla e andiamoli a fare. Andiamo! Ed ecco gli ingredienti per la preparazione dei nostri ceci croccanti, uno snack gustoso e sano e vi assicuro buonissimo. Allora, un paio di cucchiai di olio per ungere la teglia prima di infornare i nostri ceci, quindi non lo useremo nella preparazione ma soltanto per ungere la leccarda del forno. Poi un cucchiaino della vostra spezia preferita, io userò il curry, vengono buonissimi con la paprika, vengono buonissimi con i mix al rosmarino, vengono veramente buoni con tutte le spezie che desiderate. Potete farli anche piccantelli aggiungendo un pochettino di peperoncino. Poi un cucchiaino di sale da cucina e un cucchiaio abbondante di farina. Naturalmente ci serviranno anche i nostri protagonisti, che sono 400 g di ceci ben sgocciolati che adesso andiamo ad asciugare insieme. Allora metto sul piano dei tovaglioli di carta, stendo i miei ceci e li faccio asciugare dell'in più dell'acqua. Non importa che siano asciutti asciutti, l'importante è che non siano grondanti. Quindi asciughiamo bene i cecetti. I ceci naturalmente potete comprarli o già cotti in scatola, come ho fatto io, questi sono dei ceci bio, oppure potete lessarli voi. Ok, fatto questo, mettiamo i nostri ceci all'interno di una boule abbastanza capiente. È arrivato il momento di condire i nostri ceci. Come prima cosa metterò un cucchiaino di sale. Non lesinate il sale, perché ci sono preparazioni come questa in cui è necessario mettere la giusta quantità. Poi metterò un bel cucchiaino di curry. Cucchiaione bello colmo di farina. Ok, adesso mixiamo ben bene il tutto, facciamo prendere la farina ai ceci e soprattutto le spezie. Intanto sentite in sottofondo il forno che va, l'ho preriscaldato a 200 gradi, funzione ventilata con grill. Quando il tutto è ben miscelato, le polveri si sono assemblate, si sono adagiate su ogni piccolo cecino, possiamo metterli sulla leccarda del forno. Ungiamo ben bene, ciao! Ciao, sono in trasparenza. Ungiamo ben bene la nostra leccarda del forno e adagiamo i nostri ceci. Dobbiamo metterli in forno, così a 200 gradi, vi ho detto forno ventilato, io ho aggiunto anche il grill, e per mezz'ora, ogni 10 minuti, andate a rigirare i ceci in modo che abbiano una cottura uniforme da tutte le parti e che l'olio possa poi miscelarsi con tutto il contenuto. Mettiamo in forno e ci vediamo dopo. Mi raccomando, non assaggiate i ceci caldi, perché caldi rimangono mollicci. Invece lasciateli raffreddare totalmente e vedrete che acquisteranno croccantezza. Quindi scendeteli dopo mezz'ora, anche se vi sembrano ancora morbidi, perché non è così. Andiamo! Ed eccoli i nostri ceci bollenti, appena sfornati. Si vede già che sono croccantelli. Ne assaggio uno. Ok, no. Sono ancora morbidi, ma fanno già croc croc, quindi immagino che da freddi diventeranno croccantissimi, buoni, saporiti. Mi raccomando, mettete abbastanza sale, mettete abbastanza spezie e poi gustatevi questo snack tutta salute. Bene, vi faccio le foto e noi ci vediamo dopo. Simpatici.
farci questi piccoli snack da sgranocchiare. Davvero che sono carini, sì, sono sì, anche veramente saporiti, sono genuini, potete darli tranquillamente ai vostri bimbi. Qua comincia l'elencazione che lui ama tanto. E soprattutto ai vostri bimbi, alle vostre nonne, ai vostri nonni, mi raccomando, con dentiera. Brava, bella, mi hai preso. Bravissima. Quindi potete darlo anche al vostro cane, alla vostra tartaruga, va bene anche per i conigli, non per i criceti, mi raccomando. Criceti pezzati sì, ma quelli là monocolore esatto, no. È finito. Va bene anche per le colombe, per esempio, e va bene anche per tutti. Basta! Allora, quello che mi premeva dire, l'ho dimenticato, quindi non ve lo dirò. E allora... Sei stupido, mi fai confondere. Bravo, bravo. Allora, no, volevo semplicemente dire, che volevo dire? Ga, madonna. Che potete darlo? Mi raccomando, non mettete la carta forno sotto, perché sennò vengono mollicci, e soprattutto usciteli al tempo che vi ho detto, e poi lasciateli raffreddare, perché saranno croccanti da freddi. Se li assaggiate da caldi, saranno lo stesso morbidi. E conservateli in una latta ermetica, qualora dovessero avanzare. Latta ermetica, barattolo ermetico, qualsiasi cosa. Anche un quelli con una bravissima scatoletta ermetica e l'uovo fresco e asciutto. Basta ragazzi, io non ce la faccio più, vi giuro. Bene, allora, noi ci vediamo al prossimo snack. No, mi raccomando, se questa ricetta vi è piaciuta regalateci un pollice in su e soprattutto condividetela sulla vostra pagina Facebook. Seguitemi anche su Ombretta e su Arte per Te, i link li trovate a destra e a sinistra di questo simpatico video, e noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole. Ciao, ciao.